i desideri terreni sono illuminazione. Durante la fase di preparazione di questo ciclo di lezioni, mi sono chiesto spesso cosa poteva davvero esserti utile a te, che ora stai ascoltando. E credimi, a volte mi sembrava di aver individuato gli argomenti più appropriati. Altre mi fermavo a riflettere se la strada intrapresa fosse quella giusta. Perché credimi, ci sono davvero molte questioni, molte domande che frullano nella testa di chi si avvicina al Dhammuk o svolge questa meravigliosa pratica da tempo. E molte di queste domande nascono da post letti sui social o sui vari blog che puoi trovare su internet. Io credimi, non so cosa a volte spinga le persone a scrivere del Dhammuk, intendo, come se si parlasse di una formula magica. O perlomeno, forse parlano soltanto di cosa credono loro. Ma resta il fatto che il Dhammuk non è una formula magica alla quale affidare i nostri desideri. O meglio, non è solo quello. E poi bisogna vedere di quali desideri parliamo. Perché se materialisti, allora andiamo, credimi, addirittura contro anche il senso stesso del messaggio del Buddha, che ci spinge a non basare la nostra vita sulla materialità. Questo punto, credimi, è davvero molto importante. Nel Sutra del Loto troviamo a questo proposito un grande insegnamento. Nel terzo capitolo, parabola, il Buddha dice: disse allora il Buddha a Shariputra: io sono grande compassione, amore e benevolenza. Sono giunto per porre fine ad angoscia, dolore, lamento e stupidità, per istruire tutti gli esseri viventi e per porre la causa affinché conseguano la serenità. Gli esseri umani soccombono a tutte le sofferenze poiché sono preda della brama di guadagno. Dal momento che hanno diversi attaccamenti, che i loro sforzi nascano da essi, sono destinate ad incontrare molte sofferenze nel corso delle loro esistenze. Patiscono dolore e sofferenza poiché non hanno ciò che desiderano. Sono costretti a separarsi da coloro che amano o devono stare a contatto con ciò che odiano. Non attaccatevi a cose materiali. Se quelle saranno le vostre aspirazioni, se a quello che vi attaccherete, finirete con l'essere bruciati dall'oggetto della vostra stessa brama. Impegnatevi e sforzatevi lungo la strada. Questo insegnamento vi salverà da qualsiasi attaccamento, vincolo o desiderio. Ecco, questo è ciò che il Buddha ci dice nel terzo capitolo. Ma andiamo un pochettino più nello specifico. Vediamo un po' che cosa vuol dire, secondo te, dal momento che hanno diversi attaccamenti e che i loro sforzi nascono da essi, sono destinate ad incontrare molte sofferenze nel corso delle loro esistenze. Vedi, in questo punto il Buddha ci dice che se ogni nostro sforzo è volto unicamente per raggiungere una meta materiale, allora sarà il veleno che noi stessi inietteremo nella nostra vita e prima o poi sperimenteremo gli effetti di questo nostro gesto. Ma andando ancora più nello specifico, potremmo dire che se la ragione che ci spinge a recitare il Dhammuk per delle ore è il raggiungimento di uno scopo materiale, sarà proprio questa nostra azione ad avvelenare i nostri giorni. Perché apparentemente il raggiungere lo scopo, lo so, aumenterà la nostra fede, ma solo perché abbiamo ottenuto ciò che noi ci eravamo prefissi di ottenere. Ma prova un attimino a immaginare, ma se ciò non fosse avvenuto, cosa avrebbe mosso dentro di te questa caduta? Questo tipo di atteggiamento nasce, credimi, da un'errata interpretazione di un famoso insegnamento del gran maestro Nichiren: i desideri terreni sono illuminazione, per l'appunto. Ma se questa fosse la giusta interpretazione, spiegami allora
Perché Nietzsche avrebbe vissuto una vita piena di privazioni, di tribolazioni e di sofferenze? Spiegami perché non ha puntato il suo Daimok verso il raggiungimento di uno dei tanti scopi materiali che davvero gli sarebbero stati utili, come avere un tetto sulla testa a Sado, luogo del suo esilio più duro, o del cibo, o addirittura delle vesti calde per la stagione invernale. L'interpretazione, non credo, deve essere certamente un'altra, altrimenti tutta la sua vita non si spiegherebbe. Non ci avevi mai pensato. Non sono i desideri che ci innalzano o ci abbassano, ma ricordati, e ricordalo bene per te, è la qualità dei nostri desideri che conta. Ciò di cui riempiamo il nostro cuore, quello che sogniamo e rincorriamo nelle nostre vite, che fa di noi ciò che siamo, saggi o persone frivole. Lo scopo dell'insegnamento del Buddha è raggiungere poi l'illuminazione, non la sicurezza economica, la tranquillità effimera data da ciò che riusciamo a stringere con le mani, perché quando non avremo più la forza, cosa ci resterà? E cosa resterà di noi, di tutti i nostri sforzi, di tutti i nostri sogni, delle nostre lotte? Cosa resterà in definitiva dei nostri giorni? Eppure se ci pensi lo sai che non sono i soldi, che non è la sicurezza economica che fanno di una persona migliore. Certo, nemmeno non averli, ma il punto è che tutto, prova a pensarci, si basa su una sorta di discriminazione, su una classifica inventata non da chi ha a cuore il tuo benessere, ma il suo. Ecco qual è l'insegnamento che il Buddha intende quando dice: questo insegnamento vi salverà da qualsiasi attaccamento, vincolo o desiderio. Prova a purificare i tuoi sogni, rendili grandi e ti assicuro che otterrai molto di più di quanto ora riesci anche solamente a pensare e sognare. Non mi credi? Prova e vedrai. Perché la vibrazione che guiderà la tua vita tirerà su di te tutto ciò che è positivo, tutto ciò che è giusto. E allora non avrai più bisogno di chiedere. Arrivederci a tutti.